Nome. Michele. Giacomo. Melissa. Cognome. Marelli. Fedi. Lunghi. Età. 35. Più di quella che sembra. Quasi 32. Segni particolari. Segni particolari, non so, due cicatrici qui, ma non si vedo. Il naso della Callas, guardate che frappa. Barba bianca. Che fai nella vita? Traduco e poco altro. Faccio cose, vedo gente e traduco. Traduco e adesso ho cominciato a vendere tappeti. Come hai scoperto il mondo persiano? Un amore di gioventù. Tramite un libro di Sara Yalda che si chiamava Il paese delle stelle nascoste. Grazie agli arabi, perché se non avessi studiato arabo non avrei mai scoperto che c'era anche la lingua persiana. Come hai imparato il persiano? Scusa, non ho sentito la domanda. Ok, la ripeto. Come hai imparato il persiano? Mi sono trasferito in Iran e l'ho studiato all'Università di Teheran. Studiandolo all'università? All'Università di Venezia e poi andando in Iran. È stato difficile impararlo? È un work in progress, come si suol dire, però diciamo che è stato un lavoro divertente. No, posso dirlo perché in contemporanea imparavo anche l'arabo. Idem, no dai, è stata abbastanza una bella passeggiata divertente. Relativamente a questa domanda, raccontaci il trauma più grande. Io sono arrivato in Iran il primo giorno di Ramadan, quindi più trauma di così non si può. Il trauma legato al persiano, la punteggiatura, che per noi è completamente randomica. Ma credo primo trauma quando abbiamo chiesto ad una studentessa sull'autobus, io e la mia compagna di corso a Teheran, per andare in via Engelhov, l'abbiamo chiesto proprio col persiano scritto Mikhohim Beravim Khiyabon Engelhov. Ecco, questa ci ha guardato, poi abbiamo fatto amicizia, però abbiamo scoperto che non si parla così. Qual è la trappola più grande in cui si cade quando si studia il persiano? Beh, quella di non volersi staccare dal proprio mondo e immergersi nell'altro, quindi nel concreto, visto che noi quando studiavamo lì stavamo in un dormitorio principalmente abitato da europei, l'idea appunto di non passare il resto della giornata fuori dalle lezioni con i nostri, diciamo, o conterranei o comunque delle persone che venivano dal nostro continente e quindi appunto perdere la possibilità di andare fuori, di conoscere il mondo altro, ecco. Secondo me la trappola più grande è proprio quella di non voler abbandonare un approdo sicuro. I punti diacritici, perché a loro piace cambiare, quindi una he diventa improvvisamente una gym o viceversa all'inizio, ma non solo all'inizio, a volte succede anche in corso d'opera. Una trappola, credere che sia facile, perché sembra facile e dopo c'è la fregatura, quindi aperti gli occhi. E lo rifaresti? Sì, assolutamente. Assolutamente, e lo farei molto prima.
Sì, al 100%, una delle scelte migliori della mia vita. Dai un consiglio a chi sta studiando adesso il persiano. Vai in Iran il prima possibile. Idem come Michele, andate alla prima occasione in Iran, perché si impara sul posto la lingua. Andate in Iran finché non si può, i social, le televisioni, ci sono tante possibilità adesso per studiarlo anche dall'esterno, quindi sfruttatele. Dici la prima parola in persiano che ti viene in mente. Mide. Albalu. No, non la posso dire. Censurato Longhi. La tua prima volta in Iran. Sì, sembra quale equivoca anche la rettifica. È la prima volta, il primo viaggio in Iran, 2013, luglio 2013. 2017. Nel febbraio 2010. Città preferita? Isfahan. Yazd. E una in particolare credo, beh, effettivamente Arok. Una cosa che ami e una cosa che odi dell'Iran. Una cosa che amo dell'Iran, la vita che scorre sempre, anche di notte, soprattutto a Teheran. In generale l'Iran è un posto in cui si trova vita a tutte le ore, e cibo anche a tutte le ore, questo è ottimo. Una cosa che odio dell'Iran è l'inquinamento, e poi anche le scene in croci stradali con bambini che lavorano. Una cosa che amo, la capacità di accogliere lo straniero, l'altro da sé. Una cosa che odio, il tarof e attraversare la strada a Teheran. Una cosa che amo è la socialità, la facilità con cui si può fare amicizia con chiunque. E cose che odio, ma ce ne sono tantissime, cioè odio tutto. Amo e odio tutto dell'Iran. No, scherzo. Odio... Odio il fatto che gli iraniani li sento spesso profondamente infelici nei confronti del loro paese. Questa cosa, siccome è un paese che amo molto, mi tocca e mi fa anche soffrire. Quindi, se devo rispondere seriamente, è questo. Il piatto persiano preferito? Il piatto persiano preferito è il kebab e torch, per come lo preparano al ristorante Ghilanese. Proprio specifico. Fesenjoon. Ah, io sono un patito di ghemè. Mangerei ghemè a tutte le ore, come la pizza, secondo me. Si può mangiare sempre. Jujie kebab o kubide? Kubide tutta la vita. Kubide forever. No, è Kubide, ovvio. Dup o birra analcolica? Vabbè, con la birra analcolica, cioè, vincerebbe qualunque cosa, quindi dup. No, io bevo acqua piuttosto. Dug. Primo amore, Fesenjoon o Gourmet Sabzi? So che dico una cosa che mi farà detestare dagli iraniani, ma il Gourmet Sabzi lo odio, il Fesenjoon invece lo amo tanto, ma avrei risposto con un'altra cosa, quindi Fesenjoon. Fesenjoon, ma come sopra. E invece devo dire Gourmet Sabzi sul classico. Facci vedere la cosa più vicina che hai intorno che viene dall'Iran. Questo, però non l'ho comprato, è un regalo, quindi a mia discolpa c'è questo. Questo anello.
Anch'io ho gli anelli, li ha fatti una mia amica, non ho il coraggio di portarli, uno l'ho messo, ma sì, col Firuze di Nishapur. Bellissimo. Libro persiano preferito. Libro persiano preferito, direi Hamza Yeha. Osso di maiale, mani di lebbroso di Mastur. Cavolo, così al volo la sì, Zio Napoleone di Pesach Zolt. Vabbè, impossibile da pronunciare anche per gli iraniani. Sadi o Hafez? Hafez. Sicuramente Hafez. Ah, invece Sadi. Farrokhzad o Seferi? Direi Sohrab, Seferi. Io avrei detto Forur sicuramente, però dico Sepehri perché Forur sta rischiando di diventare un po' un tormentone. E invece Farrokhzad, proprio la amo. Preferisci più tradurre la prosa o la poesia? Non tradurrei mai la poesia, quindi prosa, perché non scriverei mai nemmeno poesia, io scriverei prosa, quindi assolutamente prosa tutta la vita. Se non avessi tradotto poesia avrei detto prosa, però poi ho tradotto poesia, mi è piaciuto e quindi forse dico poesia. No, anch'io prosa. La poesia quando mi capita mi voglio sparare. L'ultimo libro tradotto dal persiano che hai letto? Tarso Lars, Paura e tremore, tradotto da Felice Zafferraro. Io non ho capito la domanda, scusa, mi è saltato la comunicazione. L'ultimo libro tradotto dal persiano che hai letto? Ah, I fichi rossi di Mazar-i-Sharif. Credo che sia proprio, sì, mio zio Napoleone, tradotto da Anna Van Zandt. Adesso dovete dirci la verità. Voi l'avreste tradotto meglio? Non ho letto il testo originale, poi io sono un discepolo della generazione rappresentata da Felicetta, quindi ho uno stile diverso, ma no, non credo. No, non credo, anche se anch'io come Michele non ho letto il testo in persiano. No, assolutamente no. Io ho letto non tutto Zio Napoleone in persiano, perché in italiano è un bel malloppo, ma se, avevo letto l'Incipit, ci avevo ragionato, è molto bella la traduzione, non avrei fatto di meglio. Un aggettivo in persiano per il tuo collega sotto. Io sotto non ho nessuno, Vabbè, questo sarà scritto quello che viene sopra. dopo. Un Esatto. aggettivo, direi Orum. Asrar Amis. Io dico Aziz. L'ultima cosa che hai tradotto. L'ultima cosa? L'ultima cosa che hai tradotto. L'ultima cosa che ho, ma nel senso che sto traducendo che è finito o che è ancora in corso? Come preferisci? L'ultima cosa che ho tradotto è un libro che ancora non è uscito per via del Covid, si intitola Emorat Anime Shab, e attualmente sto traducendo Hamza Yeha di Ahmad Mas. Delle novelle tratte da letteratura classica. E io, I'm sorry, era dall'arabo l'ultimo che ho tradotto è finito. L'ultimo del persiano che ho tradotto cos'era? Forse Teheran Girl. Penso, sì, Teheran Girl. Come valuti la tua traduzione da 1 a 10? Sono 8. 8. Sì, dai, Teheran Girl 8, 7 e mezzo 8.
Pensi che il lavoro di traduzione sia sottopagato o sottovalutato in Italia? Voglio dire, ci hai visto, la vedi le location dietro, insomma, non si diventa paperon dei paperoni, quindi certo, se ci valutassero meglio noi saremmo ben felici. Sì, la risposta è sì a entrambe le domande. Non vado oltre. Allora, sottovalutato secondo me si sta migliorando, cioè cominciano a darti più visibilità. Sarebbe carino anche avere più soldi. Io credo che dovremmo essere pagati il doppio, purtroppo. Cioè, ho fatto un po' i conti del tempo, dell'energia che spendo e do un po' i numeri, cioè 18 euro per una pagina di 2000 battute, che sono considerati alti per editori, sono pochi, cioè non ci si campa. E datecene 36. Il traduttore è un lavoro per tutti? No, assolutamente no. Bisogna amare molto l'universo di partenza, ma senza essere in qualche modo accecati da quell'amore. Bisogna avere una buona conoscenza ovviamente della lingua, insomma, anche di quelli che possono essere i gusti dei lettori, quindi insomma, cercare di trovare i modi per andare incontro a quei gusti. E poi chiaramente bisogna avere la passione per la lettura, per la scrittura, che è una cosa che si impara all'università, ma uno la coltiva nel corso degli anni. Diciamo che non ci si improvvisa a produttori, poi magari ci si scopre, come è successo a me, però ci deve essere già un percorso consolidato su diversi giorni. No, non è per tutti, sono d'accordo con Michele, ma aggiungo anche che ci vuole un ottimo rapporto con la propria lingua, con la lingua di arrivo, che insomma, pur essendo madrelingua, non è sempre scontato, insomma, che una persona abbia una buona capacità di espressione nella propria lingua. Ma per tutti, secondo me va bene per chi ama la letteratura, la lettura, poi insomma... ci si può formare, ecco, cioè non è per tutti, perché già siamo in pochi in Italia che leggiamo e condividiamo la passione per la letteratura, quindi la scrematura c'è già in largo anticipo, però si può diventare, nel senso, l'amore per la lettura, sì, quello è fondamentale. La sfida più difficile per un traduttore? Ripeto, Michele. Non ho sentito. Se hai fatto una domanda, io non ho sentito niente, scusa. Ripeto. La sfida più difficile per un traduttore. La sfida più difficile per un traduttore. Io ripeterei quella economica. All'inizio, ahimè, bisogna cercare di e dare il meglio di sé, sapendo che i riconoscimenti saranno pochi e le soddisfazioni economiche non dico nulla, ma insomma quasi, ecco. Quindi quella sembra una favolata, non voglio, so che è una risposta molto da materialista, però insomma io, ahimè, noi viviamo in questo universo qui, quindi per forza di cose. In generale sì, sono d'accordo con Michele, poi nel mio caso in particolare, come dicevo anche prima, tradurre poesia è stata una bella sfida. Beh, sottolineo sempre il lato economico, che è fondamentale, se no ve lo sognate di leggere letteratura persiana in futuro. E credo che personalmente la sfida più difficile è convincere i lettori, cioè se riesci ad essere apprezzato dai lettori, se i lettori credono che quello sia un buon libro, anche un po' merito tuo, è una cosa che insomma è difficile da raggiungere. Come superi il blocco del traduttore? Non l'ho mai avuto, quindi non lo so. Tornando sulle cose ostiche, magari qualche tempo dopo. Ah, non lo superi, io ho smesso. No, vabbè,
facendo, rilassandosi. Adesso non sto facendo niente, sono in pieno blocco. Il libro che sogni di tradurre? Io direi Madar e Sef Darajeh, anche quello di Ahmad Mahmoud, che uno dice vabbè è traducibile, ma sono 1700 pagine, 3 volumi, quindi quando verrà fuori un editore che pagherà in anticipo un lavoro di 10 anni sarò ben contento di farlo. Io sarò ripetitiva, ma il prossimo libro di Mostafa Mastur. Vabbè, sparo anch'io un libro di 3000 pagine perché nessun editore si fa avanti. No, mi piace molto Rosaleh Sarzamineman di Reza Barohani, sarebbe I misteri del mio paese, è un po' una grande epopea a cavallo tra Shah e rivoluzione, e tra l'altro uno dei protagonisti è un traduttore, un interprete, e c'è il primo volume in francese, se leggete in questa lingua Les mystères de mon pays, non credo che uscirà in altre lingue perché sono 2 volumi di 500 pagine, quindi a meno che non c'è un mecenate. A cosa stai lavorando? Sto lavorando ad Hamsayeha di Ahmad Mahmoud. A una cosa? Io sto facendo Sangue Sabur di Chubak, sempre per la stessa collana a cui stai lavorando anche Michele. Allora ragazzi, le domande sono finite, io vi ringrazio, Muwaffaq Bashir e buona fortuna. Grazie tante. Va bene. Grazie. Grazie a te, Elena. Grazie a me qua.